Solo tu sai superarmi. Se si parla di confini, se si parla di limiti umani, di pazienza, di amare, di urlare. E mi sono promesso che non ti cercherò, forse mai più. Il destino mi osserva, stavolta no, non posso fermarmi. Stavolta sarai tu a guardarmi, come un concerto in piena estate e il mondo che aspetta, come una luce che si accende e il mondo mi guarda. E in ogni stadio c'è una storia, il timore, l'amore, la fine di una vita, il principio di altre mille, una voce, un coro che spaccano il cielo. E cambieremo il mondo, ma cambierà davvero. E in ogni stadio c'è la musica tutta la notte, persone vere di cuore o corrotte, al confine di un solo universo d'amore, d'amore. Lo stadio saranno 10.000 gallerie a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare. Ho promesso a me stesso, non penserò più a te, forse mai più. Ho promesso all'universo che si parlerà di me per le strade, come un profeta è ciò in cui crede. Cerca di uno spazio, una piazza, un'arena, dove chi ama può gridarlo a voce piena. E in ogni stadio c'è una storia, il timore, l'amore, la fine di una vita, il principio di altre mille, una voce, un coro che spaccano il cielo. E cambieremo il mondo, ma cambierà davvero. E in ogni stadio c'è la musica tutta la notte, persone vere di cuore o corrotte, al confine di un solo universo d'amore, d'amore. Lo stadio, e in ogni stadio c'è la musica tutta la notte, persone vere di cuore o corrotte, al confine di un solo universo d'amore, d'amore. Lo stadio, e in ogni stadio c'è tutta la notte, persone vere di cuore o corrotte, al confine di un solo universo d'amore, d'amore. Lo stadio. Buonanotte mondo, dal mondo in parole a regola d'arte, siamo qui con voi. Questa sera andiamo in onda un pochino più tardi e non andremo in onda per la consueta ora, non è con me purtroppo il mio compagno di viaggio, cioè Roberto Di Pietro. Siamo stati entrambi impegnati per differenti rispettive vicende lavorative e io sono potuto tornare più tardi, ma prima di Roberto, e quindi vi farò compagnia per circa una mezz'oretta, 25 minuti, il tempo di stare insieme, di interessarvi e perché no, interessarmi, perché ciò che vi propongo in primis interessa me, interessa Roberto, che anche lui vi propone solo ciò che realmente
capta la sua attenzione e viceversa, in egual misura ciò che capta la mia. Questa sera volevo proporvi delle riflessioni di uno dei più grandi geni dell'umanità, nel quale non è stato uno scrittore, ma noi siamo il mondo in parole a regola d'arte. E questo scrittore parla di vita, anzi, questo genio dell'umanità parla di vita, parla di arte, parla di fantasia. E infine parla anche di politica, del mondo, di come la società potrebbe essere migliore se solo si facesse uno sforzo, ma più che fisico, più che nell'impegno, uno sforzo nell'andare al di là delle proprie convinzioni, al di là di ciò che i propri sensi e la propria esperienza ci ha dato. L'esperienza è importante, però se si vuole progredire bisogna andare anche al di là di essa, bisogna farne tesoro dell'esperienza, ma poi non farsi ingabbiare dalla stessa. Può essere davvero un'arma a doppio taglio l'esperienza. Vi faccio un esempio molto, ahimè, sempre molto odierno e molto pressante per la vita di tutti noi, ad esempio la politica. Ecco, chi non riesce ad andare al di là di ciò che l'esperienza ci ha dato nella nostra vita, non può in alcun modo migliorare lo stato di cose che sta andando sempre più verso un degrado quasi, come dire, ineluttabile. Ecco, per uscire da questa corsa verso il baratro e portarci ad un degrado così ineluttabile, così profondo, bisogna uscire dagli schemi creati dalla stessa nostra esperienza. Sentite che cosa dice Einstein, non lo dico io, lo dice uno dei più grandi geni, se non forse il più grande genio che l'umanità abbia mai avuto. Il mondo è un posto pericoloso, ma lo è non a causa di quelli che compiono azioni malvagie, no, no, lo è per quelli che osservano senza fare nulla. E questo, permettetemi di estenderlo per analogia. Chi continua a votare, il più grande strumento nelle democrazie che abbiamo noi che per fortuna viviamo in una democrazia, anche se sempre più fittizia, perché quello che vado dicendo da molte puntate, dall'inizio di questa trasmissione, è sicuramente vero ed è sotto gli occhi di tutti. Noi, il nostro governo, il governo italiano, è il terzo governo che non viene votato dalle persone, dalla gente, che si autoproclama, autopromana. Questo è gravissimo, è proprio delle dittature. Però, prima o poi, speriamo almeno, sicuramente torneremo al voto. Ebbene, nel voto ci sono tante persone che non riescono ad andare al di là delle gabbie create dalla propria esperienza. E cioè dicono: ma sì, io voto alla fine sempre gli stessi, o a destra, o a sinistra, o al centro, perché tanto la politica è sporca e quindi, poiché un voto va dato, lo do sempre a quello, diciamo, al partito che ho sempre votato per tradizione familiare. Oppure ci sono quelli che sono disgustati e quindi hanno fatto un passo ulteriore e dicono: no, io il voto non lo do perché è tanto inutile. Bene, che sappiano costoro che non dando il voto favoriscono i vecchi partiti, il vecchio sistema.
Quindi il voto dovrebbe essere qualcosa di che vada al di là di ciò che l'esperienza ci ha dato. Si può uscire da questa, da questo equivoco della vita e soprattutto della mente, delle nostre convinzioni. Badate bene, è vero, tutti sanno che io sono un elettore del 5 Stelle e che sono stato solamente in tutta la mia vita elettore del 5 Stelle perché mi sento davvero rappresentato per la prima volta nella vita. Ma se anche non volete votarlo per tutte le ragioni che volete voi, io non le sindaco, votate chi vi pare, però cercate qualcosa di alternativo, qualcosa che si stacca dal sistema, perché semplicemente perché questo sistema, e questo ve lo dice la vostra esperienza, ha portato questo paese, il nostro, sul baratro, alla completa distruzione. Ma ci si può risollevare sempre. Anche questo concetto per cui ormai tutto è perduto è sempre un virus ideologico che il vecchio sistema, i vecchi partiti immettono nei cervelli di noi cittadini ed elettori. Bene, prima di continuare con Albert Einstein, ci sentiamo Mimè Galmo Dunk, che è questa bellissima canzone dei nostri amici Gregor e Noemi, i quali sono due cantanti sopraffini e due provette, bravissimi, incredibilmente esperti, perché provengono entrambi dal conservatorio di Szeged e di Budapest. Dicevo, provetti, bravissimi musicisti. La musica è loro, le parole anche, e anche la loro voce, bellissima, sia quella maschile che quella femminile di Noemi. Mimeg Almudunk. Okay.
Mi meg almodunk, questa in ungherese vuol dire noi stiamo ancora sognando, o no, anzi, senza ancora, noi stiamo sognando. E noi sogniamo con questa puntata del Mondo in Parole a Regola d'Arte che vi tiene compagnia proprio quando la sera è cominciata e la notte si sta prendendo la vostra fatica. E per darvi il meritato sonno che ogni uomo e donna giusta merita dopo una giornata di lavoro. Bene, continuiamo con qualche frase, qualche spunto di uno dei più grandi geni dell'umanità, ossia Albert Einstein. Le tre regole di lavoro, secondo Einstein. Esci, 1. Esci dalla confusione, trova la semplicità. Quante volte anch'io stesso incontro colleghi o colleghe che ingarbugliano anche le vicende lavorative. Meglio sempre trovare la semplicità, sono perfettamente d'accordo. Esci dalla discordia e trova l'armonia. Nel pieno delle difficoltà risiede l'opportunità. Questo è un concetto importante, credo, perché tante volte ci lamentiamo delle difficoltà che sono manifestate durante le attività che svolgiamo, attività lavorative, ma anche lavorative e non. Bene, le difficoltà forse sono una prova che Dio ci dà proprio per renderci più forti, per allenarci e quindi in sostanza è un'opportunità. La difficoltà risiede nelle difficoltà, risiede l'opportunità. Io so con assoluta certezza di non possedere un talento speciale. La curiosità, l'ossessione e l'ostinata resistenza unita all'autocritica mi hanno portato alle mie idee. E badate bene, sono idee da Nobel per la fisica. Sono idee di uno dei più grandi geni dell'umanità. Eppure egli sosteneva di non avere un talento speciale. Solo la curiosità, l'ossessione, l'ostinata resistenza, l'autocritica gli hanno portato i risultati che tutti noi conosciamo. Ecco bene, questo è molto simile, questo concetto espresso, al concetto che viene espresso dal buddismo. Il buddismo sostiene che tutti gli esseri umani, se sono sani, e quindi ovviamente non è valido il concetto che esprimerò e che riprendo dal buddismo per coloro che sono nati con una menomazione mentale, ma sono comunque la minoranza. Ebbene, tutti i soggetti sani partono tutti dalla stessa base. Alla fine che cos'è che fa la differenza tra una vita ben spesa, una vita di successo anche personale? Il successo non è solo quello che viene riconosciuto dalla moltitudine, ma è soprattutto quello personale, essere un buon marito o una buona moglie, una buona madre, un buon padre, un buon figlio o una buona figlia. Questo è il più grande successo. Ovviamente anche un buon professionista o una eccellente professionista. Quindi qual è l'elemento che crea poi la differenza tra gli esseri umani, tra le vite ben spese e quelle spese non così bene?
è il carattere, più che altro la consapevolezza che c'è sempre un'opportunità, che ciò che appare non è mai vero. Ce lo dice anche Einstein, dietro la difficoltà risiede l'opportunità. Quante volte ci fermiamo perché c'è una difficoltà che ci deprime, che ci toglie le forze? Bene, invece no. Sentite Einstein che cosa dice: nella difficoltà risiede l'opportunità. Quindi dovrebbe farci aumentare le forze la difficoltà e non viceversa. Leggiamo ancora qualche frase di questo genio dell'umanità che per fortuna ci ha lasciato le sue idee, le sue fantasie, perché se lo sentirete parla anche molto di fantasia. La logica vi porterà da A a B, l'immaginazione vi porterà dappertutto. E badate bene, lui sosteneva di aver scoperto la teoria della relatività, che in quei tempi non poteva essere provata dalle prove scientifiche, attraverso l'immaginazione. E quindi l'immaginazione è uno stadio che va oltre la logica. Infine, vi leggerò altri due aforismi, due pensieri di questo fisico, di questo grande personaggio dell'umanità. Sì, dobbiamo dividere il nostro tempo in questo modo, tra la nostra politica e le nostre equazioni, ma per me le nostre equazioni sono ben più importanti, dato che la politica è qualcosa che riguarda solo il presente. Un'equazione dura per sempre. E qui parlava di matematica. La matematica, qualcuno di voi lo saprà, chi non lo sa lo ascolti perché glielo sto per dire, viene definita da molti il linguaggio di Dio e quindi della realtà, di ciò che viene scoperto dalla matematica spesso viene poi provato con prove scientifiche molti anni dopo, a volte secoli dopo. Quindi la matematica è capace di anticipare le scoperte, la conoscenza della realtà. Se A è uguale a successo, allora la formula è A uguale X più Y più Z. Il lavoro è X, il gioco è Y e Z è tenere la bocca chiusa. Beh, secondo me l'elemento straordinario risiede nell'Y, cioè il gioco. Il successo dipende dal lavoro, ma in egual misura anche dal gioco. E questo non lo dico io, lo dice uno dei più grandi geni che l'umanità abbia mai conosciuto, Albert Einstein. Bene, non mi rimane altro che salutare i nostri ascoltatori che ci seguono sempre con grandissimo affetto, Dani, Noemi e Gregor, i nostri artisti e amici ungheresi, gli ultimi due sono anche gli autori e i cantanti della bellissima canzone Mi Megal Modunk, Leonardo, Enrique, Lucas e Adriana, i nostri amici brasiliani a cui mando un bacione, Marta, Jessica, Patrizia, Sofia, Aliona, Roberto De Angelis, Gianluca, Maria Calì, un grande abbraccio anche a lui, Eliana, Elena, Emmanuel, Kate, Magdalena, Cristina, Olena, Anastasia, Anna, Ivona, Goscia, Eva, Cristina, Esther, Nicole, Monica con la K e con la C, Francesca, Elisa e Leonardo, un bacione anche a loro tre, alla mamma
alla piccola Elisa e ancora all'ancor più piccolo Leonardo, Federico, Federica, Emiliano, Ambrogio, Bianca e Luis, Patrizia, Pamela, Ivona A, Renata e April, April Affenita, mia cugina americana. Bene, prima di congedarci, prima di salutare voi tutti e augurarvi una buona notte, ci ascoltiamo ancora Mi Mega al Modunk, perché due volte è sicuramente meglio di una, e anzi vi auguro fin da adesso la mia più cordiale buonanotte e ci sentiamo mercoledì, forse mercoledì è il 23, forse non andremo in onda, devo vedere, ma comunque devo valutare anche con Roberto. Ma comunque, insomma, se non andremo in onda il 23, ci sentiremo direttamente col nuovo anno, magari dopo l'Epifania. Dal mondo in parole una cordialissima buonanotte. Se non dovessimo sentirci il 23, tantissimi auguri di Buon Natale e felice anno nuovo a tutti i nostri ascoltatori, a tutto il mondo. Non solo coloro che ci seguono, e ci sentiamo Mi Meg al Modunk. Szemedbe nézni, hát mi még áll.